Quali sono le caratteristiche che deve avere un buon incipit? Buongiorno da Livio Gambarini di Rotte Narrative, dallo studio estivo marittimo di Rotte Narrative del mese di agosto. Adesso c'è una zanzara che sta aggirandosi qua attorno, appena mi arriva a tiro là. Cercherò di uccidere in diretta. Oggi parliamo di incipit perché me lo avete chiesto varie volte. Qui su Rotte Narrative, per chi ancora non lo sapesse, abbiamo spesso occasione di parlare di incipit. Infatti, ogni qualche giovedì, non tutte le settimane, ma spesso, la live del canale di Rotte Narrative su YouTube è proprio dedicata all'analisi degli incipit, che sono naturalmente l'inizio delle vostre storie e che possono avere a che fare o con un incipit di romanzo, se state lavorando a un romanzo, ma anche l'incipit del vostro racconto, o anche nella sua interezza un racconto, purché sia corto a sufficienza da stare all'interno delle caratteristiche, dei paletti di lunghezza che diamo per le candidature. L'incipit quindi è quello che noi qui su Rotte Narrative analizziamo, che io analizzo in prima persona, per voi in pubblico per esservi il più utile possibile, darvi l'occasione di tastare con mano, da un lato la mia preparazione, ci mancherebbe altro, del resto Rotte Narrative, come sapete, è una realtà imprenditoriale, io sono un consulente di scrittura e è giustissimo che vi dia un assaggio di quello che è il mio metodo, la mia, comprensione del testo e anche quello che voi potete aspettarvi allorquando veniste a chiedere una consulenza contattando il mio staff o potete farlo anche cliccando sul link che vi lascio qua sotto in descrizione per prenotare una bussola, che sono 2 ore di consulenza diretta con me per sottopormi il vostro testo. Io di solito vi faccio una serie di domande su questo progetto di libro, di solito si tratta di questo, ma potrebbe anche essere qualcosa di diverso, per saggiarne la costruzione, la solidità costruttiva. Ma poi bisogna sempre anche dare un'occhiata allo stile, perché lo stile di scrittura è realmente molto importante. E per un occhio esperto, io lavoro in questo campo naturalmente da parecchi anni. Ma in generale qualunque buon editor di narrativa che abbia sotto le cui mani siano passate decine e decine, anzi centinaia, per non dire migliaia di incipit, di racconti, di romanzi, in realtà capire quale sia e farsi un'idea di quale sia il livello stilistico, il livello tecnico di uno scrittore è veramente un'operazione molto rapida, molto più di quanto gli scrittori stessi si immaginino. Motivo per cui spesso e volentieri l'analisi di una singola pagina del vostro manoscritto è sufficiente per questo editor, che può essere un lettore editoriale, può essere uno scout, insomma ci sono tante figure possibili deputate a questo compito, ma in parte in generale diciamo che è colui che deve decidere se varrà o meno la pena che il vostro testo che voi gli avete procurato passi il vaglio e quindi diventi un libro della casa editrice da lui rappresentata o comunque consigliato, se si tratta ad esempio di un agente letterario, che lui andrà a consigliare a una rosa di case editrici possibilmente interessate. Quale che sia la sua collocazione lavorativa, appunto all'esperto di testi basta pochissimo per farsi un'idea del vostro livello ed è chiaro che se il vostro incipit, in particolare, che sarà la prima cosa che andrà a leggere, non avrà un minimo livello tecnico di stile garantito, è chiaro che questo da solo basterà per scartarvi. Ci possono essere varie ragioni per questo. Diciamo, la più semplice, la più facilmente comprensibile è che se voi non siete stati capaci di scrivere meglio di così il vostro incipit, beh, il resto del romanzo probabilmente sarà scritto peggio. E se è scritto peggio, molto probabilmente la casa editrice in questione non avrà. Oggi girano un sacco di ambulanze. Dicevo, se il libro è scritto troppo male, magari l'idea alla base di quel romanzo potrebbe anche essere fantastica, però il lavoro per rendere il libro pubblicabile sarebbe troppo, si configura come eccessivo e di conseguenza è più semplice semplicemente scartare la proposta e passare alle altre 285 che sono semplicemente lì in attesa di essere vagliate a loro volta. Questo che vi ho descritto è un comunissimo metodo di vagliare, valutare
scrutare i manoscritti. Si guarda l'incipit, si legge la prima pagina o le prime due pagine e se si trovano al loro interno, si trova una serie, almeno una parte, di alcune caratteristiche che l'occhio esperto di un editor andrà a cercare, allora forse il vostro testo riceverà l'occasione di essere letto per intero, o se non per intero, almeno a blocchi, per capire appunto se valga la pena o meno far superare questo livello di scrematura. E quali sono allora queste caratteristiche che il testo deve avere? Me lo avete chiesto diverse volte nelle live del giovedì, di cui potete tra l'altro trovare le registrazioni qui sul canale di Rotte Narrative. Lì trovate con la dicitura di line editing, sono numerati, quindi ce ne sono già parecchi che sono stati registrati e messi lì. Potete quindi dare un'occhiata a dei testi che altri iscritti al canale di Rotte Narrative hanno mandato prima di voi e farvi un'idea di come sono andati, come è stato l'esame che io ho fatto di questi testi, quali di essi e quanti in proporzione siano stati promossi e quanti invece siano stati bocciati, d'accordo? Dicevamo, quali sono le caratteristiche che colpiscono positivamente un editor, diciamo, all'interno di un incipit? Allora, diciamo che partiamo con il dire che ovviamente la ricetta dell'incipit perfetto non esiste, o meglio, esistono un certo numero di impostazioni, di approcci di scrittura di un incipit che in generale pagano lo sforzo, ripagano dello sforzo. Naturalmente ce ne sono un numero molto maggiore che invece non funzionano. Perciò, diciamo, andiamo a elencare alcune delle caratteristiche che in generale non potranno che fare molto bene al vostro incipit se state preparandovi a sottomettere una candidatura a una casa editrice oppure a un concorso letterario. Allora, la prima cosa che probabilmente dovete fare in modo che accada è che il vostro incipit catturi l'attenzione del lettore. Perché se è vero che la tentazione per molti scrittori è quella di partire, di far cominciare il libro con una, diciamo, accurata descrizione dell'ambiente in cui il libro avrà luogo, oppure del protagonista, eccetera, eccetera, e se questo è comprensibile, d'altra parte, se non riuscite a trovare il modo di farlo, che un modo per farlo, che sia anche di interesse per chi legge, beh, allora è improbabile che la lettura verrà portata avanti abbastanza da raggiungere le parti interessanti del vostro libro. Quindi escogitate la scena di attacco, l'inizio, l'incipit, e proprio architettate la sequenza. Lo so che per molti di voi l'idea di architettare in anticipo una scena, incredibile, che cos'è, non ci ho mai pensato, però dovreste farlo normalmente, ok? Quindi fate in modo che la scena di inizio catturi l'attenzione del lettore, che non vuol dire per forza una partenza in media res, come un sacco di analfabeti funzionali desumono da quel che io dico. Non ho detto che dovete per forza fare una partenza in media res, è sufficiente che partiate, che la scena sia interessante, ok? Quindi, punto numero primo, non mi sembra nulla di trascendentale, fate in modo che la scena d'inizio sia interessante, perciò evitate tutta quella serie di situazioni che in realtà sono comunissime, quindi questa prima caratteristica non vi paia così banale come effettivamente è. Evitate tutte quelle scene di attacco in cui si parte con l'incipit meteorologico, che non frega nessuno quante nuvole c'erano nel cielo, come erano fatte e le sfumature di colore del tramonto, d'accordo? Quindi prestate più attenzione alla scena che state descrivendo e che sia interessante. Secondo, ci sono molti scrittori che impostano la propria scena di inizio, il proprio incipit, come una scena isolata dal resto e che poi, appunto, che possa essere racchiusa e conchiusa tra un inizio e una fine e che non sia semplicemente il capitolo 1. Alcuni lo chiamano prologo, alcuni lo chiamano in un altro modo. È di base una scena più corta all'inizio della narrazione. Se anche voi avete adottato questa caratteristica, che tutto sommato, questa impostazione, questa costruzione, questo modello, che tutto sommato non ha nulla che non vada,
nel senso che si presta a essere letto da un, ad esempio, lettore in libreria che prenda in mano il libro e quindi che sia il prologo, che sia il primo pezzetto di 20 righe del primo capitolo, è assolutamente indifferente, però se c'è un'unità di luogo, di tempo e che si presti anche visivamente a essere letta in modo isolato, benissimo, allora però fate in modo che quel primo blocchetto crei curiosità per andare avanti, perciò seminate all'interno la curiosità rispetto al prosieguo. Questo è il punto numero due. Per quelli di voi che hanno difficoltà a distinguere le cose che dico, non è uguale alla 1, perché la 1 ho detto che deve essere interessante di per sé. La seconda è che deve creare curiosità circa il prosieguo. Mi rendo conto che ogni tanto io vi spiego le cose come se foste dei bambini speciali, e non è vero che lo siete, almeno non tutti voi lo siete, molti di quelli che seguono Rotte Narrative, anzi ho iniziato a interagirci e devo dire che siete, che se seguite le pillole didattiche di Rotte Narrative già vi collocate un pochino al di sopra del livello medio degli esordienti, che sono invece una categoria in cui si potrebbero dire tantissime cose. Ci sono passato anch'io, quindi non ci sono razzismi in merito, e facciamo schifo tutti quando cominciamo, però poco per volta bisogna anche un pochino cercare di accendere il cervello e di capire come funzionano le cose e di evitare di attribuire significati erronei alle parole che sentiamo, specie quando stiamo cercando di imparare, perché non è d'aiuto all'apprendimento ogni volta cercare di non capire. Quindi lo sforzo è cercare di capire invece che di non capire. Quindi introducete nel vostro incipit, che sia isolato, che sia l'inizio di una vicenda che prosegue, inserite elementi che creino curiosità nel prosieguo. Quindi un incipit conchiuso interessantissimo e carinissimo che non apra delle domande su quel che viene dopo non è un buon incipit, o meglio è un incipit che potrebbe essere migliorato, quindi miglioratelo. E questa era la numero 2. La 3: un buon incipit deve introdurre che cosa? Il protagonista. Il protagonista, lo sapete, è il fulcro attorno a cui ruota la storia, è il cardine della storia stessa. L'incipit deve quindi, se possibile, introdurre al lettore il personaggio principale. Dovrebbe essere in scena. Tenete presente, questo come mai lo specifico, tenete presente che mi è capitato molte volte di vedere nell'incipit in scena personaggi terzi, personaggi che non erano i protagonisti, semplicemente perché si era deciso di mostrare un piccolo antefatto e poi la vicenda si spostava da un'altra parte e il protagonista principale iniziava ad avere la sua vicenda. Quest'idea non è proprio ottimale, perché il lettore potrebbe essere indotto a credere, da una lettura superficiale, potrebbe essere indotto a credere che quello che vede muoversi per primo, il personaggio che vede in scena per primo, sia lui il protagonista, e mettiamo caso che il libro lui lo abbia comprato in libreria perché gli era piaciuto il personaggio dell'incipit, beh, poi si aspetterà di vederlo in scena, e se nelle scene successive scopre che no, il personaggio principale è un altro, di un'altra età, di un altro genere, di un altro contesto, eccetera, potrebbe risentirsi. Quindi questo da un lato, ed è un caso specifico, ci sono molti altri buoni motivi per cui dovreste mettere da subito il protagonista al centro dell'incipit, anche per comunicare in generale l'idea di chi sarà colui che il libro dovrà mantenere davanti agli occhi del lettore per un buon periodo di tempo. Quindi dovete dargli il prima possibile l'occasione di valutare la merce. Anche perché ci sono lettori che non amano leggere indifferentemente qualunque tipo di protagonista. Ci sono dei lettori che hanno particolari simpatie e allora voi dovrete cercare di intercettarle, o quantomeno di essere onesti e di non cercare di fregare il lettore da questo punto di vista. Ci sono solo insomma, vantaggi dal mettere in scena il protagonista fin dall'inizio della storia. Alcuni di questi altri vantaggi sono per esempio il fatto che un protagonista renda personale da subito una vicenda e che quindi anche il
prospettare il modo in cui la scena iniziale avrà un impatto su di lui andando avanti, è un modo per creare immediatamente empatia con il personaggio. L'empatia è una delle chiavi della buona narrativa, forse la chiave principale. Se non c'è empatia per il personaggio, e l'empatia può essere creata solo per il personaggio, non per la storia. L'empatia è un legame emotivo che si stabilisce tra il lettore e il protagonista, e attraverso questo legame il lettore vivrà delle emozioni vicarie, come se stessero accadendo a lui. Questo è quindi fondamentale perché si crei che il personaggio, il protagonista, sia in scena il prima possibile e che le ipotesi di conflitto che si profilano già dall'incipit riguardino il protagonista. Ed ecco che infatti siamo arrivati al quarto aspetto importantissimo che deve emergere, deve essere presente in un buon incipit, ed è quello della prospettiva di conflitto. Infatti un buon incipit sarà sempre incentrato o su un conflitto o su una prospettiva di conflitto. Il conflitto è il sale della narrativa. Il conflitto è quell'elemento che è capace di ravvivare l'attenzione del lettore, focalizzandone proprio l'attenzione su quello che sta accadendo, e gli impedisce quindi di distrarsi, di mettervi al libro, di pensare ai fatti suoi, eccetera. Scene ad alto conflitto sono quasi sempre anche scene ad alta temperatura. Un incipit non deve necessariamente essere un incipit in cui succedono cose. Funziona perfettamente anche se il conflitto è soltanto prospettato. Un incipit che riesca a quantomeno prospettare i conflitti fondamentali di cui il libro tratterà farà un ottimo servizio al lettore e farà ovviamente di conseguenza anche un ottimo servizio al libro stesso e quindi anche allo scrittore di quel libro. Perciò ragionate, se riuscite, il vostro incipit in modo da mettere in scena quantomeno il profumo della pietanza che voi in quel romanzo andrete a servire al lettore. Questo è molto importante, questo è un aspetto su cui molti incipit cascano. Quinto aspetto, l'ambientazione. Sì, perché un libro è fatto di personaggi, di trame, quindi conflitti, architetture di conflitti, ma è fatto anche di un'ambientazione. Quindi a seconda che l'ambientazione rivesta un ruolo importante o meno all'interno del vostro romanzo, in generale comunque farà sempre una certa differenza dove la vicenda sarà ambientata. Quindi se così sarà, quindi in modo particolare in quei generi che fanno della ambientazione il loro uno dei loro punti di forza, come i generi della speculative fiction, la narrativa fantastica, o anche certi generi canonici come ad esempio il western, i racconti western, il paesaggio è veramente al centro, ci sono tanti esempi di questo tipo. Ecco, in tutti questi casi qui, allora, mettere in scena da subito alcuni dettagli sul luogo in cui la storia avrà luogo è decisamente una buona idea. Una storia esotica potrebbe convincere il lettore a portarsi a essere scelta anche soltanto da questo. Ad esempio, mettere da subito nella prima scena due personaggi che discutono e uno dei due dice: vuoi andare alle Maldive oppure vuoi andare in Giappone, ma con questa situazione, col clima che c'è, oppure quei terremoti che ci sono, oppure con quel che ti pare. Ecco che ci sono già due elementi in conflitto e c'è anche soltanto una prospettiva di ambientazione. Se poi invece la scena parte e si è in mezzo alle palme, come sono io adesso, e ci sono già dei dettagli d'ambientazione che fanno capire il sapore, il mood, l'atmosfera che il lettore potrà aspettarsi leggendo quel libro, ecco che chiaramente sono tutti esempi, ve ne faccio a ruota, sono esempi brutti, i primi che vengono in mente, però è per farvi capire chiaramente, ecco che tutte queste cose saranno molto utili per l'incipit, lo renderanno un buon incipit. Ricordatevi che non sono ininfluenti questi aspetti, non è ininfluente chi sia il protagonista, non è ininfluente dove abbia luogo la storia, non è ininfluente il tipo di conflitti che avranno luogo nella storia, quindi se è una storia sentimentale
i conflitti saranno di un certo tipo. Se la storia sarà una storia di guerra o un'avventura o un viaggio, saranno tutti, ciascuna di queste tipologie avrà diverse meccaniche di conflitto prevalenti e queste cose è bene che vengano prospettate, se non direttamente messe in scena. Può anche esserci ovviamente la partenza in media res in cui la storia comincia nel bel mezzo del suo avvenimento, del suo svolgimento. D'accordo? Quindi queste sono 5 fra le caratteristiche che un buon incipit deve avere. Naturalmente l'idea è che sia anche scritto bene, perché questi sono elementi tutti quanti costruttivi. È chiaro che anche lo stile debba essere curato. Ça va sans dire, purtroppo moltissimi anche miei colleghi formatori sullo stile non hanno quasi niente da dire, si concentrano sui temi, si concentrano sulle cose e non parlano di stile, tecnica stilistica. E invece lo stile, come vi dicevo, è uno degli aspetti che da soli bastano a prendere, a far prendere all'editor il vostro testo e a metterlo nel bidone della differenziata insieme alle altre cartacce, se è un invio diretto piuttosto che nel cestino se è elettronico. Come mai? Perché non avete ragionato sullo stile, non avete studiato come si conduca una narrazione snella, come si scelgano le parole più importanti, non avete prestato attenzione alla sintassi, non avete vagliato diversi stili, diversi approcci, magari neanche diverse voci narranti o gradi di focalizzazione, tutte queste cose non sapete neanche cosa siano e allora non potete aspettarvi di poter competere alla pari con tutti gli altri aspiranti scrittori che ci sono là fuori, perché per chi non lo sapesse ce ne sono veramente tantissimi. L'Italia è purtroppo un mondo, un ambiente editoriale in cui ci sono molti più aspiranti scrittori di quanti lettori ci siano. Questo è un luogo comune purtroppo fondato che circola nell'ambiente. E molti di questi sono di livello stilistico molto scarso, ma la situazione sta cambiando. Dal momento che è così difficile emergere, a meno che non si sia amici di questo, amici di quest'altro, l'unico modo è quello di studiare e anche se siamo abbastanza indietro come diciamo ambiente editoriale per quanto riguarda la disciplina stilistica, non avere una delle basi teoriche, delle basi tecniche e anche delle basi pratiche forti oggi per un aspirante scrittore è proprio un po' come una palla di ferro attaccata al piede. Perciò se ancora non avete intrapreso uno studio approfondito di una serie di manuali di scrittura seri, non i prontuari dello scrittore, scritta da autori italiani autoimprovvisati che li si sfoglia e contengono aria fritta, no? I grandi manuali degli autori internazionali, da Marx, McKee, Booth, Vogler, anche Marco Carrara, manuale di scrittura. Insomma, chi non abbia ancora, chi non conosca a memoria i contributi pratici e teorici di questi scrittori, non può sperare di andare da nessuna parte, a meno che non si procuri uno strumento didattico serio. Ad esempio, quello che vi consiglio io è il videocorso Lo scrittore speciale. L'ho creato sulla base delle esigenze dei moltissimi aspiranti scrittori che ho conosciuto e seguito in prima persona nel corso degli anni, anche nel corso di scrittura creativa dell'Università Cattolica di Milano, Il piacere della scrittura, corso di alta formazione in cui io stesso insegno. E quindi lì dentro quel corso ci sono tutte le indicazioni anche stilistiche che permettono di capire, di iniziare a masticare il linguaggio, di come si conduca una scrittura moderna nel 2020. Non si possono più non conoscere queste cose, nessuno è esentato dalla loro conoscenza. Però intanto in questo video, anche se mi sono scaldato come spesso mi capita quando penso all'insipienza inveterata e impenitente di chi afferma di voler diventare uno scrittore e invece poi non spende un'ora di tempo per la propria formazione, non spende 50 euro per la propria formazione, non faccia niente di niente e pensi sempre ad aver ragione di partire in posizione
possesso di un talento letterario incredibile che da solo basterà a renderlo un best seller e un premio Nobel della letteratura, ecco, a quel punto io mi scaldo e vado e perdo i gingheri. Invece, per voi che seguite rotte narrative, che siete avviati su un percorso virtuoso, un percorso più difficile, un percorso in salita, ma è un percorso che punti al merito e che quindi vada verso la costruzione di una serie di preparazioni tecniche, di spunti di conoscenza concreta. Voi invece vi avvierete, seguendo rotte narrative, frequentando lo scrittore speciale, venendo in consulenza da me, eccetera, eccetera, vi apprestate a percorrere quella strada in salita che vi porterà a meritarvi il successo a cui ambite, che è la strada lunga, perché è più facile raggiungerlo attraverso amicizie e leccate, eccetera, eccetera. Ma a noi non piacciono queste cose, almeno a me non piacciono. E se a voi piacciono, prego, la strada è quella. Disiscrivetevi pure a Da Rotte Narrative. Se invece siete disposti a impegnarvi, anche ogni tanto a sentirvi prendere a scappellotti quando ve lo meritate, e a costruirvi un bagaglio solido di formazione e a crescere la vostra consapevolezza su come si scriva per il pubblico, quindi dimenticandosi un attimo quello che volete voi e iniziando a ragionare su quello che permette di garantire al povero lettore il miglior servizio possibile, il miglior libro possibile, la migliore storia scritta il meglio possibile, ecco che allora qua siete nel posto giusto. E in questo video vi ho dato qualche spunto per ragionare l'incipit, che è il punto forse più delicato di tutto il romanzo. Per oggi ci fermiamo qui. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Rotte Narrative, mettete un like a questo video, scrivete nei commenti se avete delle altre domande. Questa qua era la risposta a due o tre domande, me l'avete fatta tante volte, che mi avete fatto proprio qua sotto i miei video, continuate pure a farmelo. E se volete anche condividere questo video per chi ne avesse bisogno, per chi si domandasse come intraprendere la scrittura dell'inizio della propria storia, fate pure, fate come volete. Io vi saluto, vi auguro buona scrittura e buone letture. Arrivederci da Livio Gambarini di Rotte Narrative.